Iniziamo subito con lo spiegare la parola utente della strada. Per il codice della strada, l'utente della strada è chi usa la strada, ovviamente. Il codice della strada è nato a metà del secolo scorso e ovviamente fra gli utenti della strada bisogna pensare che c'erano ovviamente molti pedoni e c'erano dei veicoli, ma soprattutto quelli a trazione animale, e pochi veicoli a motore, magari qualche bicicletta, e a poco poi sono intervenuti anche i veicoli motori mano a mano che si è diffuso l'uso e la commercializzazione, e c'erano anche quelli che siamo poco abituati a vedere, che sono gli animali, cioè gli animali condotti dai guardiani, per esempio delle mandrie di vacche, delle greggi di pecore, che sono spostate da monte a valle, da valle a monte, e quindi per portarle ai pascoli dovranno essere guidate e dovranno anche in qualche modo attraversare o essere condotte lungo la strada. I pedoni, come abbiamo detto, sono quelli che camminano a piedi e è loro riservata una parte della strada che, come vedremo, si chiama marciapiede nei centri abitati più grandi, oppure passaggio pedonale a raso nei centri abitati un po' più piccoli. Poi abbiamo i veicoli, che, come abbiamo detto, sono di tante categorie: veicoli senza motore, veicoli a motore, e a loro è destinata una parte della strada che, come vedremo nella prossima lezione, si chiama carreggiata. Infine, come abbiamo annunciato prima, abbiamo anche gli animali che possono essere spostati. Per esempio, un gregge di pecore potranno essere spostati condotti da un guardiano sulla strada pubblica. Vediamo adesso la rassegna dei veicoli chiesti nei quiz. Anzitutto abbiamo i veicoli senza motore, che sono di tre tipi: i veicoli a braccia, cioè trainati o spinti dall'uomo; i veicoli a trazione animale, che sono quelli condotti da un animale, per esempio la carrozza a cavalli; e i velocipedi, che sarebbero poi le biciclette o anche i tandem o altri tipi di veicoli a propulsione muscolare, cioè condotti dall'uomo e fatti funzionare attraverso normalmente le gambe. Attenzione, nei quiz sono chieste anche le biciclette con pedalata assistita, cioè quelle che hanno un motore elettrico, un piccolo motore elettrico ausiliario, che ha una potenza massima fino a 0,25 kW, però sono considerate anch'esse dei velocipedi, non dei ciclomotori. Attenzione quindi alle risposte false dei quiz. E passiamo a vedere i veicoli a motore. I veicoli a motore sono quelli dotati di un motore che può essere a benzina, diesel, elettrico. Non ci interessa il tipo di motore e nemmeno la sua posizione sul veicolo ai fini della classificazione. Inoltre, non importa nemmeno il tipo di cambio di cui sono dotati questi veicoli, potrebbe essere manuale o automatico. Non ci interessa ai fini della classificazione del veicolo, ma ci interesserà molto ai fini dell'esame pratico di guida, perché l'esame pratico di guida va sempre effettuato con veicoli senza limitazioni, per non averle poi sulla patente, cioè sia per le moto sia per gli autoveicoli l'esame pratico di guida verrà sempre effettuato con veicoli a cambio manuale, a frizione manuale, cioè a pedale, mai a cambio o frizione automatica, perché altrimenti resterebbe una limitazione permanente sulla patente di guida, e invece in tal modo noi potremo guidare quindi veicoli senza limitazioni, quindi
sia quelli a cambio o frizione manuale, ma anche quelli successivamente a cambio automatico, perché non avremo nessun tipo di limitazione. Tra i veicoli a motore più piccoli abbiamo i ciclomotori, che sono veicoli che potrebbero avere diversi tipi di motore, anche elettrico. Hanno interesse a quello termico chiesto nei quiz, che ha una cilindrata fino a 50 centimetri cubi. E ricordatevi bene che i ciclomotori, comunque di qualunque tipo e con qualunque numero di ruote, avranno sempre la velocità massima di 45 km all'ora. Vediamo adesso i tipi di ciclomotori. Ce ne sono a due ruote, quelli che chiamiamo normalmente motorini o scooter, ce ne sono a tre ruote, che sono veicoli tipo per esempio l'ape car, e poi ci sono quelli a quattro ruote, che sono i quadricicli leggeri. Con motore diesel o elettrico hanno una potenza pari o inferiore a 4 kW e sono quelle che chiamiamo normalmente le city car, che però sono dei ciclomotori perché anch'esse non possono viaggiare a più di 45 km all'ora. Nella categoria superiore a quella dei ciclomotori abbiamo i motoveicoli, che sono veicoli a motore con 2, 3 o 4 ruote, quindi non è il numero delle ruote che distingue i veicoli appartenenti a questa categoria. Hanno però cilindrata ovviamente superiore a 50 centimetri cubi, perché altrimenti rientrerebbero nella categoria dei ciclomotori. Tra essi abbiamo i motocicli, che sono veicoli a due ruote quando non hanno la carrozzetta attaccata, cioè il sidecar, come troveremo nei quiz. Poi abbiamo i motocicli con il sidecar, che venivano chiamate motocarrozzette, e che hanno tre ruote asimmetriche. Abbiamo infine anche i tricicli a motore, che hanno tre ruote simmetriche. Ecco cosa li distingue per esempio dal motocicli con il sidecar. E poi abbiamo i quadricicli a motore, che sono i quadricicli non leggeri a quattro ruote. Ecco perché si distinguono quindi dai ciclomotori a quattro ruote, e che hanno una potenza sempre inferiore o uguale ai 15 kW. Un esempio, il quad. Passiamo alla categoria degli autoveicoli. Gli autoveicoli sono veicoli sempre a motore, ovviamente, con almeno quattro ruote, non ne hanno mai di meno, esclusi i quadricicli che abbiamo visto poco fa. Il più piccolo degli autoveicoli è l'autovettura. È destinata al trasporto di un massimo di 9 persone, compreso il conducente. Spostiamo qua perché sennò non vedete le scritte. Quindi l'autovettura è specificamente progettata come categoria di veicoli per il trasporto di persone, però solo fino a 9, perché come vedremo, superando il numero delle 9 persone si passa di categoria e diventerebbe un autobus. Gli autocarri, quelli fino a 3,5 tonnellate, si possono guidare con la patente B. Gli autocarri sono autoveicoli destinati al trasporto di cose, e ricordatevi, perché è chiesto nei quiz, che il numero dei occupanti della cabina di guida non può essere superiore a 3, compreso il conducente. L'autocaravan, che viene anche chiamato nei quiz camper, si può guidare con la patente B solo se non supera le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico. È un autoveicolo con una speciale carrozzeria per essere adibito al trasporto e all'alloggio di persone anche in movimento, cioè anche quando viaggia. Questo è un piccolo autocaravan. Andiamo a vedere adesso gli autoveicoli per trasporti professionali. Di questi non sono chieste le caratteristiche nei quiz, però non si può trascurarli, perché
naturalmente ricorrono in tutte le domande relative alla segnaletica stradale, ai comportamenti e così via, per cui bisogna studiare anche questi e sapere bene le varie tipologie. Cominciamo con quelli per trasporto merci. Non si possono guidare con la patente B quando superano 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico. Gli autotreni sono costituiti da un autocarro più un rimorchio. I trattori stradali sono quelli destinati al traino del semirimorchio per trasporti su strada. Attenzione, i quiz falsi non sono trattori agricoli, perché sennò sarebbero delle macchine agricole. Questo è il trattore stradale. E poi abbiamo gli autoarticolati, che non sono nient'altro che l'unione fra il trattore stradale e il semirimorchio. Vediamo ora gli autoveicoli per trasporti professionali di persone. Anche questi, se superano il numero dei 9 occupanti, non possono essere guidati con la patente B, ma occorrerà la patente D. Gli autobus, che sono appunto degli autoveicoli per trasporto di persone con un numero di posti, compreso il conducente, superiore a 9, e gli autosnodati, che sono degli autobus con attaccata una parte snodata. Attenzione però che non è considerata rimorchio questa parte, perché è saldata e può essere tolta soltanto dissaldandola nell'officina meccanica, quindi non è un rimorchio che può essere agganciato e spostato all'occasione da una motrice all'altra. Passiamo alla categoria dei carrelli appendice rimorchi e semirimorchi, cioè dei veicoli senza motore destinati ad essere trainati. Il più piccolo è il carrello appendice. Si chiama così e non viene definito rimorchio perché è molto piccolo e leggero, destinato di solito al trasporto di bagagli, attrezzature e così via. Questo carrello appendice, come vedremo nella lezione dedicata ai rimorchi, può essere spostato, diciamo, può essere utilizzato solo agganciato a un veicolo di cui riporta la targa ripetitrice. Quindi non può essere spostato da un veicolo a un altro veicolo. Invece i rimorchi possono essere agganciati, se compatibili, con diverse motrici. E abbiamo la categoria del rimorchio leggero, che ha una massa complessiva non superiore a 750 kg, e il rimorchio non leggero, che ovviamente invece supera i 750 kg. Nella categoria dei rimorchi e semirimorchi abbiamo anche quelli più grossi, per esempio i caravan o roulotte, che sono utilizzabili come alloggio solo a veicolo fermo, quindi attenzione a non confondere l'autocaravan, che è un autoveicolo dotato di motore, dove i passeggeri possono viaggiare anche all'interno dell'autocaravan, ovviamente, perché tutti nella cabina di guida non ci starebbero nemmeno, probabilmente, dalla roulotte o caravan, che invece è un rimorchio e quindi si può alloggiarvi dentro solo quando è fermo. Il rimorchio TAZ, che è quello destinato al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, e il semirimorchio, che come abbiamo visto prima è destinato ad essere trainato dal trattore stradale. Questo, la motrice si chiama trattore stradale, quello che abbiamo visto poco fa, mentre il semirimorchio, che ha solo gli assi posteriori, è destinato solo ad essere trainato dal trattore. Passiamo
alle macchine agricole e ai rimorchi agricoli, che sono una categoria a sé. Siccome si possono guidare con la patente B, ovviamente ricorrono le domande nei quiz. Le macchine agricole possono essere semoventi, cioè le trattrici agricole o trattori, oppure trainate, ossia i rimorchi agricoli. Possono essere dotate di ruote, quindi di pneumatici, oppure essere cingolate. Se destinate a circolare anche su strada, devono essere immatricolate, perché qualsiasi veicolo che voglia circolare su strada pubblica deve avere la targa. Possono essere utilizzate per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole o forestali. Possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole e ricordatevi che possono trasportare al massimo 3 persone, compreso il conducente. E passiamo alle macchine operatrici, che si possono guidare con la patente B, purché non eccezionali. Possono essere semoventi, cioè dotate di motore proprio, quindi che si muovono da sole, oppure possono essere trainate come i rimorchi. Nei quiz sono chiesti i veicoli sgombra neve, che non si chiamano pale meccaniche, attenzione, oppure le spargitrici di sale e ghiaietto. Le pale meccaniche sono invece quelle per i lavori stradali, come gli escavatori. Ricordiamoci che anche per le macchine operatrici, come per quelle agricole, vale la regola per cui si possono trasportare al massimo 3 persone, compreso il conducente. Tutti i veicoli che si possono guidare con la patente A o con la patente B sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, cioè dalla prima volta che è stata messa la targa, e successivamente ogni 2 anni. Vi aspettiamo alla prossima lezione e buono studio.